Quando si è una celebrità, anche la minima cosa può portare sotto i riflettori e oggi è Ronaldinho ad essere stato filmato più volte in camera e finito sulle prime pagine dei giornali, non proprio oggi ma di recente per un arresto avvenuto in Paraguay, insieme a suo fratello. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica, con protagonista questo calciatore che ha fatto sognare moltissimi, anni e anni fa, quando era nel pieno delle sue forze. Come sempre prima farò un piccolo riassunto della sua vita finora, in questo modo anche chi non se lo ricorda potrà rimanere al passo e se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiale, siete seduti o sdraiati, una mezza via quindi sedurayati, partiamo! Ronaldo de Assis Moreira è nato a Porto Alegre il 21 marzo 1980, le sue origini sono umili. E già a 8 anni ha avuto un trauma da cui ha recuperato molto lentamente, ma che gli ha dato ancora più voglia di giocare a calcio. Il padre era morto annegato in una piscina. Il fratello, Roberto Assis, era una piccola star che stava nascendo ma ha dovuto interrompere la sua carriera da calciatore a causa di un infortunio, quindi in famiglia rimaneva solo lui a comandare i giochi. E in effetti aveva la stessa passione del fratello e del padre prima di loro. Roberto quindi, vedendo le capacità, decise di diventare il suo procuratore e di assisterlo il più possibile, anche perché non solo gli voleva bene ma lo ammirava moltissimo. Anzi, lo ammira ancora così tanto da seguirlo ovunque e sostenerlo anche nelle scelte più difficili e che gli sono costate caro. Ma ne parleremo dopo. Nel 1993 già comincia a farsi notare a scuola, durante una partita con la squadra scolastica riesce a segnare ben 23 gol, con cui portò tutti alla vittoria. Alcuni erano increduli, non avevano mai visto nessun bambino scartare in quel modo. In effetti i dribbling sono il suo punto forte, sono ciò che lo hanno reso famoso nel mondo come uno dei giocatori più forti in assoluto. Così nel 1995 fu convocato per la prima volta nelle selezioni giovanili del Grêmio. A febbraio del 1997 firmò il suo primo contratto da professionista con loro e venne aggregato alla squadra B, ma le sue capacità erano troppo avanzate per la squadra secondaria, quindi nel 1998 passa in prima squadra firmando un contratto per altri 3 anni. Ciò per cui è stato veramente riconosciuto era la partita in Coppa America contro il Venezuela, dove segna un gol incredibile. Il giorno dopo TV Globo manda il gol come spot pubblicitario e da lì comincia l'ascesa e poi la lenta discesa di un campione. Le sue capacità a volte sembravano quasi di un altro mondo, veniva anche chiamato l'alieno del calcio, questo per la tecnica assurda che lo metteva in risalto in confronto agli altri. Il padre ci teneva moltissimo a queste cose, li faceva fare ripetizioni a go-go di esercizi tecnici fino allo sfinimento. Si svegliava alle 6 di mattina e prendeva 2 autobus per raggiungere la scuola dove si allenava. Amava dribblare più di qualunque altra cosa, lo faceva anche con i cani. Diceva che erano imprevedibili e difficili da superare, quindi erano il miglior modo per diventare più forti. Ronaldinho è uno dei pochi giocatori brasiliani ad aver giocato in tutte le squadre verde e oro, dall'under 17 in su. L'Europa ormai era d'obbligo, tutti lo volevano. Cominciò con la Francia, con il Paris Saint-Germain, dove vinse nel 2002 il mondiale e era stato acquistato per 4 milioni in quel caso, nulla di che. Ma da allora il suo valore è andato alle stelle, arrivando a 30 milioni in soli 2 anni, per essere acquistato poi dal Barcellona. Ed è qui che comincia la sua stravaganza e il suo miglior momento. Poteva essere libero nella squadra, giocava di nuovo in modo spettacolare, utilizzando dribbling e ballando sul campo come sapeva fare. Era così libero che anche fuori dal campo si lasciava un po' andare. Vestiti luminosi, catene e tanto altro mostravano la sua ricchezza. Festeggiava le sere andando a ballare. Tutti gli chiedevano un autografo e volevano scattarsi una foto con lui per strada. Fu il momento migliore in assoluto della sua carriera. La Nike investì davvero tantissimo su di lui perché era l'idolo del momento e nel 2005 vinse il pallone d'oro. Insomma, cosa c'era che non andava? Beh, diciamo che quando una persona comincia a vedere i soldi un po' troppo spesso e non sa controllarsi, non finisce mai bene la cosa. Comincia quindi la lenta caduta, come già detto. Sembra l'allenatore fosse troppo buono con lui. Cominciano così anche i primi scandali, non rispettava il coprifuoco, faceva ciò che voleva e aveva un sacco di donne, tra cui la figlia dell'allenatore, donne con cui riusciva a creare scandalo. Al campionato del mondo 2006 perde con il Brasile contro la Francia, questo faceva parlare i giornalisti. Non c'è più nulla da fare, secondo tutti le giocate magiche e il suo modo di fare non potevano stare a galla ancora a lungo. Le ultime stagioni con il Barcellona non sono andate granché, anzi i media gli andavano addosso dicendo addirittura fosse penoso. Tutto questo perché era sempre fuori la notte tarda. Come detto prima andava ad appuntamenti romantici, più l'ora era sceso ma ancora contava nel panorama. Eppure non sembrava voler cambiare, non sembrava voler più migliorare.
I soldi, possiamo dire, gli avevano dato alla testa. Per carità, il denaro conta perché ci permette di vivere, ma a volte bisogna sapersi dare una controllata, altrimenti le cose possono finire malissimo. Va a vivere in un borgo sul lago di Varese e nulla cambia, come detto prima, le feste aumentano così come le donne e la birra. Allenamenti saltati, scandali e tanto altro lo avevano reso l'incubo di Ancelotti, che però non aveva intenzione di fare qualcosa di troppo drastico. Nel 2010 Allegri decide di risolvere il problema a Ronaldinho, dichiarando che aveva un fisico mostruoso, ma il talento da solo non bastava più. Gli sarebbe piaciuto giocare con lui quando ancora aveva una testa da calciatore e farlo allenare almeno 2 o 3 volte a settimana come si deve. Non andava poi così male da essere scartato subito, in fondo alcune buone partite le aveva fatte, anzi tante. Era proprio il suo comportamento menefreghista a lasciare tutti senza parole. E nel 2011 torna in Brasile per concludere piano piano la sua carriera. Nonostante abbia ricevuto ancora qualche merito, sapevano tutti che non c'era salvezza. Lo riaccoglie il Flamengo, poi Atlético Mineiro e il Fluminense, oltre ad un anno da transfuga in Messico con il Querétaro, prima di fermarsi alla soglia dei 38 anni. Proprio con quest'ultima squadra aveva dimostrato quanto fosse peggiorato. Fu un'esperienza molto brutta, con 18 presenze, 3 gol e 3 assist. I tifosi erano contrariati, così come i suoi compagni di squadra e anche i media, che lo bombardavano dalla mattina alla sera sparlandone. Dicevano che era un buon a nulla e che saltava gli allenamenti con scuse ridicole. In effetti anche quest'ultima parte era vera. E per di più, si era fatto una vacanza di ben 3 settimane senza autorizzazione e senza giustificazione nel 2015, ma i suoi scandali non erano solo questi. Ora comincia la storia dell'arresto. Oltre alle critiche di tutto il mondo, e specialmente dei suoi compagni, continuava a commettere errori con il fisco. All'inizio aveva debiti di minore entità che si potevano anche scordare per non aver versato delle tasse. Ma sempre nel 2015 le cose sono state molto diverse ed era entrato in una situazione difficile. Ha costruito un molo abusivo in una zona protetta, una piattaforma di pesca, dove non doveva, sulle sponde del lago Guaiba, zona da tempo dichiarata riserva naturale e, di conseguenza, soggetta a ferree restrizioni in materia edilizia. Cose che lui sapeva benissimo, anche perché nel 2012 aveva fatto lo stesso errore costruendo un capannone in un'area priva di concessione edilizia. Tornando comunque al 2015, doveva pagare in fondo una piccola somma per un calciatore con 57 case e decine di sponsor che facevano ancora gara per creare magliette con il suo numero e gadget con il suo volto, circa 265.000 euro. Eppure, fino a fine 2018 e inizio 2019, nessuno aveva visto quei soldi. Lo Stato brasiliano era molto incredulo e le sanzioni per le multe che derivano da danni ambientali non sono così tenere come per altre. Infatti era arrivato alla stratosferica cifra di 2 milioni di euro di danni. Ora sì che erano guai seri. Lo Stato, per impedirgli di scappare in altri paesi, gli ritirò i passaporti che avrebbe riavuto solo dopo aver pagato la bolletta. Sembrava però fosse intenzionato a pagare e aveva avuto anche uno sconto, da 2 a 1.3 milioni soltanto. Voleva fare una rateizzazione, eppure ancora non si vedevano quei soldi. Nemmeno le prime rate pagate. Si vedevano invece notizie di Ronaldinho che se ne stava per andare in Paraguay, dove venne arrestato per ben 2 volte, proprio in questo mese, cioè marzo 2020. Doveva, insieme al fratello, pubblicare la sua autobiografia e partecipare a iniziative benefiche, ma non poteva farlo senza passaporti, così le autorità hanno trovato documenti falsi nel suo hotel. Dopo l'arresto i due avevano ammesso di aver clonato dei documenti e si pentivano. Secondo le leggi paraguayane, in base al criterio di opportunità, se si ammette la colpa e non si hanno altri precedenti in Paraguay, si può anche uscire o comunque avere una riduzione della pena. Erano ancora liberi, potevano tirare un sospiro di sollievo. Eppure non era finita. Dopo 24 ore la polizia li aveva arrestati di nuovo, quasi come fosse una barzelletta, per gli stessi motivi. Non capisco come mai cambino idea così, ma alla fine hanno deciso di tenerli sotto custodia in carcere, dove il calciatore ha compiuto i suoi 40 anni il 21 marzo, giusto qualche giorno fa. Un'ultima salvezza sembrava potesse essere Messi, che aveva intenzione forse di pagare 4 milioni circa per farlo uscire di prigione, ma alla fine ha smentito tutto. Anzi, si è anche arrabbiato un bel po' perché era una fake news. Sta ancora aspettando di sentire la sentenza, insieme ai suoi problemi con il fisco penso ne avrà per molto molto tempo. È stato sicuramente un grande campione ai tempi, ma forse adesso dovrà scontare ben 6 mesi di prigione. Vedremo come andrà a finire. Con questo concludiamo. In attesa di nuove notizie, noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.